Abbiamo visto la volta scorsa, iniziate a vedere, i meccanismi di autosabotaggio sono tantissimi. Abbiamo parlato, li ricito brevemente, dell'adescamento, cioè il fatto, che, un'idea ci spinge a pensare a un'idea associata, quindi ci adeschiamo da soli fondamentalmente. Pensiamo un'idea diventa ossessiva nella nostra mente. Alla funzione, diciamo, cognitiva, che è la funzione, che fa sì che la nostra parte logica tenda ad adeguarsi agli agenti che facciamo, alle cose che facciamo, alle azioni che facciamo, alla dissonanza cognitiva, cercare di conseguenza di creare delle storie coerenti, una narrativa coerente con, e dare delle giustificazioni. Questo, che si crea anche, un bias di conferma, cioè tendiamo a confermare quelle che sono le nostre convinzioni in un effetto di biofeedback che comunque ci porta, effetti nefasti. L'effetto alone, crediamo di essere insufficienti in una situazione e questo si estende anche ad altre situazioni. La tendenza a esprimere giudizi istantanei, abbiamo visto la volta scorsa sempre. Sono, tutti meccanismi che, ci coinvolgono. Il bias dell'affetto e delle emozioni, cioè quando siamo emozionati le leggi, cambiano, noi non siamo più in grado di connettere e possiamo innamorarci anche della persona peggiore, della persona più sbagliata, anziché di persone che invece possono darci qualcosa di buono. Ecco, tutte queste azioni, tutte queste cose, ci possono condizionare, sono dei bias, delle strutture che, possono rovinare la nostra vita. Anche la legge dei piccoli numeri avevamo visto, cioè anziché basarsi su delle statistiche, un unico evento diventa un evento trainante, diventa un evento, fondamentale che sembra, diciamo, possa gestire totalmente la nostra vita. Ecco, tutto questo dobbiamo tenerlo presente. Il dubbio, imparare a fidarci dei nostri dubbi, un altro punto importante, perché la nostra parte logica vuole sopprimere l'ambiguità, non accetta di avere delle gestalt aperte e quindi di conseguenza cosa succede? Succede che se abbiamo un dubbio cerchiamo di annullarlo. Temiamo che ci faccia le corna, ma è quasi come se non volessimo vederlo. E invece dobbiamo, quando abbiamo dei dubbi, abbiamo qualche sospetto, dobbiamo andare ad accertare, mettere in atto l'accertamento, altrimenti, si abbasserà comunque la nostra autostima. Un'altra cosa molto importante è, l'effetto, un'altra cosa molto interessante è l'effetto. Diciamo, come possiamo chiamarlo, un effetto ancorante, se vogliamo, un effetto contrasto. È un fenomeno per cui, noi non possiamo mai sapere che cosa è alto se non sappiamo che cosa è basso. Non esiste un senso di alto in generale o di basso in generale o di costoso o di poco costoso. Quindi, ad esempio, noi ragioniamo sempre per differenza, per cui possiamo sfruttare a nostro vantaggio questa tecnica, ma spesso ne rimaniamo fregati. Ad esempio, i venditori di case ti fanno vedere prima una catapecchia che magari costa, che ne so, 200.000 euro e poi te ne fanno vedere una normale che costa 160. Quindi quella di 160 ti sembrerà un prezzo basso, perché tu la paragoni a quell'altra e quindi noi non abbiamo una valutazione autonoma indipendente, agiamo sempre in maniera differenziale, questo è un altro bias. Se tu esci e ti porti amiche cesse, verrai giudicata più bella verrai giudicata più bella, anche se tu sei normale, sembrerai una figa, potremmo dire che in terra di ciechi è re che ha un occhio solo. Se tu esci con amici stupidi, cretini, idioti, e tu verrai giudicato intelligente, non facendo nulla di particolare, ma semplicemente per il fatto che le persone giudicano e giudicano sempre, giudicano comunque, ma giudicano in maniera differenziale. Ecco, questo
è un altro modo per, può diventare anche un bias di sotto, per sottovalutarci, per bloccarci, perché se ci paragoniamo a, che ne so, a un campione, beh, magari noi saremo, ci vedremo come sfigati, non lo so, cioè se io adesso ho visto il Tour de France, mi paragono come ciclista a quello lì che ha vinto, come dire, sembra su un altro pianeta, no? Sembra e mi posso considerare una nullità. Quindi dipende da con chi ci confrontiamo. Quindi impariamo a confrontarci nel modo giusto, in modo tale da valutarci correttamente, non sopravvalutarci, ma neanche sottovalutarci. Quindi tenete presente questo, che è un qualcosa che è un qualcosa che spesso condiziona completamente la nostra vita, perché ci auto-escludiamo, magari rinunciamo, quando invece potremmo avere successo, potremmo ottenere dei risultati. Molto importante quindi evitare di autoconsiderarsi come negativi, diciamo, o confrontarsi con persone migliori. Dobbiamo farlo invece essendo consapevoli di questo e farlo in modo motivante. Possiamo anche sfruttare a nostro vantaggio, ad esempio nella seduzione, uscite con amiche cesse e anche se siete malgascione d'età verrete considerate fighe, giovani, uscite con delle vecchiacce e sarete considerate giovani anche se avete 60 anni. Insomma, le persone agiscono sempre in questo modo. Poi un'altra cosa è gli eventi emozionali condizionano la nostra vita. Quando viviamo uno shock emotivo noi non ragioniamo più, per cui è importante tenere presente che gli shock emotivi, i traumi, che poi fanno parte dell'imprinting ad esempio, possono condizionare fortemente la nostra vita. Quindi dobbiamo imparare a non essere bloccati, vincolati, colpiti da traumi, da shock emozionali, ma dobbiamo comunque avere sempre la forza di andare avanti e di renderci conto che ci possono essere situazioni in cui non riusciamo più a ragionare. Poi altre cose sono, diciamo, un'errata congiunzione, cioè noi spesso uniamo due cose che non hanno senso. Anche questo possiamo utilizzarla nella seduzione, comunque a nostro vantaggio. Ma ad esempio io potrei fare la congiunzione sono pelato e quindi non piaccio alle donne, per andare a trovare, molte persone utilizzano la congiunzione, la E in questo caso quello che ci frega, perché partiamo da un dato di fatto, sono pelato, diciamo così, e lo unisco e quindi non piaccio alle donne. Ma in realtà non c'è nessuna correlazione. Allora, se devo usare una correlazione, devo usarla deliberatamente e consapevolmente nel modo corretto. Quindi sono pelato e quindi piaccio alle donne. Perché il nostro cervello, come funziona? Che prendendo per buona la prima cosa, sono pelato, dato di fatto, e poi gliela congiunga un'altra, automaticamente prenderà per buona la seconda e quindi tenderà a, diciamo, a mettere in atto, a far sì che questa previsione, in questo caso nefasta, che io ho fatto, venga rispettata. Quindi le congiunzioni tra due cose noi dobbiamo usarle a nostro vantaggio, mai a nostro svantaggio. Purtroppo spesso noi lo facciamo, sono povero e quindi non riesco a sedurre, ho la macchina, ho l'auto scassata e quindi le donne non mi considerano. Noi lo facciamo inconsapevolmente, colleghiamo due cose che non c'entrano assolutamente nulla, ma per il nostro cervello, proprio per il modo in cui noi le colleghiamo, diventano la nostra realtà. Ora, siccome è vero il verso, è vero anche l'inverso, noi possiamo quindi utilizzare un dato di fatto, anzi vi suggerisco di farlo, utilizzare un dato di fatto reale per farlo diventare, diciamo,
per farlo diventare, per usarlo a vostro vantaggio. Quindi prendete qualcosa e collegatelo a qualcosa, prendete qualcosa, un dato di fatto, e collegatelo nei vostri pensieri, nelle cose che dite, a qualcosa che vorrete, che vorreste raggiungere. E questo è un modo molto importante per poter ottenere dei risultati che suggerisco a tutti di utilizzare. Ecco, questi sono dei bias principali di autosabotaggio.